volta di parlare un po' di me adesso. Io sono nata a Colni, in Germania, non ho sempre voluto fare l'intervento. Non è necessario, Mrs. Rudersmeyer, si calmi, Mrs. Rudersmeyer. Il ritrovamento di codesto testamento però poi mi è finito non sì, significa non necessariamente che lei si ascolti. Tutti sono ancora fortemente indiziati, infatti nessuno poteva essere a conoscenza del testamento, a parte Sarà, naturalmente. E questo mi fa vertiginosamente scendere dalla classifica dei massimi indiziati. Non tanto vertiginosamente, Mr. Arthur, lei di fatto è venuta a conoscenza del testamento soltanto dopo l'assassinio della contessa. Quello che proprio non riesco a capire è come ha potuto mia moglie escludermi dal testamento. Così, senza nemmeno un segnale, io ne sono sempre stato. To devoto. Non mi facevo mancare nulla. Sa che cosa penso, Mallory? Che quel testamento è stato estorto. Bastardo, tu non mi conosci. Come ne credo nessuno, pensa davvero? Sì, io volevo fare la bastardo, Mrs. Grudersmeyer. Senti, ma di 12 figli. Sì, bastardo. Vede, io credo che sua moglie avesse un valido motivo per escluderla dal testamento. Se si riferisce alla mia passione per l'ippica, posso assicurarle che è sempre stato solo un hobby. Un hobby che ti costava piuttosto caro. Non ne ho mai giocato. Sì, sono un verme. Sono un verme schifoso che viscido, che striscia. Come striscia questo verme? Striscia fino là. E striscia, striscia. E continua a strisciare sto verme. E striscia. E poi il verme si ruota, si ruzzola. E ginocchia il verme. Ma come fa a avere mia moglie aveva. No. Non sono un verme. Non sono più il tuo fantoccio. Ho sofferto abbastanza quando mi hai lasciato per metterti con quel morto di fame. Ti riferisci a Oscar Murray, il suo nuovo accompagnatore? Per me era amore. Sì, un amore che potevi coronare con i soldi di mammina dopo la sua morte a ride. Ma cosa ride? Una battuta scritta sul copione. Ashton ride. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. E che cosa vorresti insinuare? Che io avrei assassinato la mamma? Ma lei sa perché non ho potuto sposare Oscar. Ovviamente, Miss Margaret. Lei non ha potuto sposare Oscar Murray semplicemente perché Ashton lo ha ucciso.